Un anno fa, più o meno il 21 agosto del 2022, Boris Boffelli, che ringrazio di aver accettato questo invito, fu protagonista di un'aggressione selvaggia, ingiustificata e poi provata anche dalla magistratura mentre lavoravi. Proviamo un po' a ripercorrere che cosa stavi facendo. Tu lavoravi all'Hotel Io President. lavoravo all'Hotel President, svolgevo la mansione di cameriere chef de rang in sala e diciamo quella, a pranzo, durante l'ora di pranzo a servizio iniziato mi sono sentito diciamo, chiamare da dietro, mi sono voltato e ho subito questa aggressione da parte di una singola persona. Che diceva che comunque a parole sue che io avevo dato fastidio alla moglie e subito dopo nel difendermi è venuto il fratello da dietro e diciamo mi ha colpito alle spalle con questa bottiglia dandomela sull'occhio destro. E la colluttazione è continuata per diverso tempo, poi ci hanno divisi e niente, mi hanno soccorso, sono venuti i carabinieri, da lì a poco l'ambulanza che mi ha portato in ospedale, poi subito l'elicottero che mi ha portato a Napoli di urgenza, perché c'era appunto questa situazione grave che l'occhio era lì per lì già in un cattivo stato. E niente, la cosa è nata perché diciamo poi con le varie indagini dei carabinieri sono uscite fuori che comunque questo mio collega avrebbe dato fastidio a questa persona, però non so se posso fare il nome, vabbè, non lo faccio. Avrebbe dato fastidio da un certo periodo, aveva dato fastidio a questa persona. E quella mattina a colazione per l'ennesima volta l'aveva infastidita, lei poi era salita su e diciamo, aveva raccontato vagamente cosa era successo al marito, il marito poi da lì all'ora di pranzo, quindi è sceso giù assieme al fratello e hanno fatto quello che hanno fatto. E niente, questa persona che comunque tengo a precisare perché comunque è stata una persona che al di là di tutto era già recidiva perché era una persona che aveva già fatto cose del genere in altri alberghi ed era stato allontanato e che comunque lo teneva per vizio, anche perché c'erano diverse clienti che si erano già lamentate di lui, che era troppo invadente e che aveva invitato a fare un giro in moto e prendersi un caffè, anche con persone di una certa età molto molto giovane. Però noi più di dire andate in direzione e fate notare il fatto, non potevamo fare nulla. E poi la cosa è andata come è andata, diciamo. E da lì a poco, comunque, dai, mi sono trovato in ospedale, un mese di convalescenza. Senti, parliamo, proviamo un po' a raccontare, ormai la storia è questa, voglio Sì. dire, si riassume così, ma la tua vicenda invece poi è una vicenda di un dramma personale, perché tu hai una vita che è stata Certo. stravolta, affetti familiari, tutto Come? quello che... Proviamo un po' a raccontare quello che è stato, le difficoltà del Sì. dopo. Il dopo è stato che, diciamo, parto dal fatto di quando stavo in ospedale, che comunque ho avuto una grande solidarietà da parte di amici, familiari e parenti, vabbè, ma questa solidarietà è finita lì, che poi una volta uscito dall'ospedale, diciamo, sono state poche, pochissime le persone che comunque mi hanno sostenuto moralmente, fisicamente, psicologicamente, anzi, poco eppure assai. Diciamo che sì, inizio dal fatto che comunque in ospedale mi erano state fatte promesse che poi alla fine, una volta uscito, come ripeto, non sono state mantenute. Io mi sono dovuto, dal momento in cui sono uscito, ho dovuto vedermela da solo. Cioè, ho fatto forza su quello che avevo messo da parte, sulla mia famiglia. Parto dal fatto che comunque quando stavo in ospedale, addirittura alle 4 del pomeriggio, il fatto è accaduto all'1:15. Mia moglie era ancora non era ancora a conoscenza del fatto che io stavo in ospedale.
cioè mi ha mandato un messaggio per dire che non sarebbe scesa a mare, e io l'ho fatta rispondere dal dottore dicendo: guarda, che io sono in ospedale e vado, devono, mi accompagnano d'urgenza con l'elicottero. E quindi comunque già da lì capisci che comunque le cose non sono andate come sarebbero dovute andare, che una moglie che viene a sapere che il marito sta andando d'urgenza in ospedale e non viene neanche telefonata, non viene neanche chiamata da una direzione. E insomma, sì, c'è stato questo, diciamo, questo cordoglio di telefonate che poi alla fine si sono, diciamo, sprecate a lungo andare. E niente, non c'è stata. Ho cercato io in tutti i modi di farmi comunque, di essere gentile, di comportarmi sempre a modo mio, in modo educato, ho risposto a tutti, però mano a mano che sono uscito mi sono trovato sempre da solo, cioè mi sono sentito veramente da solo, abbandonato, perché Il poi processo ha condannato i tuoi aggressori, ma come hai affrontato anche questa fase? Perché immagino che in questa fase comunque sei stato protagonista ma della tua. il processo è ancora in corso. Diciamo che io quando pensavo che una volta uscito dall'ospedale, ma io a questi due che mi hanno aggredito li ho pensati poco, ti dico la verità, perché io il danno l'avevo capito già dall'inizio, ormai il danno era stato fatto e che dovevo solo abituarmi a questa situazione nuova, che per me era nuova. Però diciamo che appunto quando sono tornato a casa pensavo che avrei pensato un po' a me stesso, a pensare all'occhio, a quello che comunque avrei dovuto fare, perché comunque non è stato facile riprendere una vita con un occhio solo, ad abituarti alla profondità, a tante cose. Però tutto è stato tranne che pensare a me, ho dovuto pensare a tante cose che poi sono successe subito dopo, alle promesse e premesse che mi erano state fatte, che non sono state mantenute, al fatto che comunque mi sarebbero state vicino persone importanti con cui ho lavorato, e comunque niente, mi sono trovato veramente da solo e tuttora sto da solo. Io non sento la proprietà per cui lavoravo da Natale, dal giorno di Natale, qualche giorno prima di Natale, e abitiamo vicini. A volte a me sembra che quando cammino per strada mi pare che io fosse la persona che ha sbagliato a fare qualcosa, cioè nel vero senso della parola, penso che io veramente sono la vittima, cioè oltre il danno la beffa. È una situazione che comunque mi sto portando, perché comunque sto facendo un percorso psicologico per aiutarmi, che mi servirà sia ai fini legali ma anche per me stesso. Che comunque non è facile, cioè nel senso fisicamente ti cambia la vita, ma non cambia solo la tua di vita, cambia la vita delle persone che ti vogliono bene, che ti stanno a fianco. Perché comunque hai sbalzi di umore, mentre hai ansie. Cioè, io tuttora, ad oggi potrei lavorare perché l'INAIL a me mi ha convalidato la perdita dell'occhio, ma non mi ha riconosciuto il danno, cioè la motivazione, cioè perché oggettivamente non mi sono fatto male lavorando. Quindi adesso da parte dell'INAIL non ho nessun introito, quindi, e quindi tutte queste sofferenze mie, pure mentali, le stanno subendo pure la mia famiglia, perché comunque è un anno che io so, comunque mi sono mantenuto da me, anche se devo dire la verità. La proprietà dove ho lavorato, su questo lato, mi ha sempre detto che il posto sarebbe comunque rimasto mio, ma per come si, mi sono sentito, cioè come si sono comportati con me, cioè non potevo ritornare là sopra, assolutamente. Anche se avessi avuto delle agevolazioni sugli orari, cambiare reparto, ma il modo proprio come si sono comportati, l'indifferenza. Cioè, proprio veramente è stato qualcosa che mi ha fatto male, devo dire la verità. Io sono una persona che comunque, al di là dell'aspetto fisico, sono una persona molto sensibile. Non ci sembra, ma però, perché comunque tu, quando sei in queste situazioni che comunque sei vulnerabile, pure mentalmente, fisicamente, e ti vengono fatte delle promesse che ti dicono non ti preoccupare, poi qualsiasi cosa, siamo a tua completa disposizione, tu ci fai affidamento a queste cose. Cioè, cerchi di appaciarti, no? Cerchi di dire ok, va bene, però poi vedi che queste cose vanno, cioè non vengono messe all'atto, quindi tu dici: oh, aspetta un attimo, non solo devo pensare a me fisicamente, cose, ma già pensare pure alla mia famiglia, già pensare.
E quindi non è stato un anno facile, è stato un anno veramente difficile. Senti, abituarsi a non avere un occhio, come difficoltà porta? Diciamo che c'è una tempistica, almeno come mi hanno detto, che un anno e mezzo dovrebbe tornare, cioè l'occhio che mi è rimasto dovrebbe prendere la forza anche dell'altro, e quindi, però diciamo che inizialmente è stato difficile, perché comunque c'è anche un po' di disorientamento, ci sta il fatto che comunque c'è vertigini, nausea, giramenti di testa. Per esempio, una cosa che non sopporto tuttora è la macchina, non riesco a stare in macchina. Se posso evitare di andarci, ci evito. La sera, per esempio, non esco mai, cioè in un anno si possono contare sul palmo di una mano le volte che sono uscito, perché il caos, la troppa gente mi innervosisce, cioè non è facile, non è facile, però pensavo peggio, devo dire la verità, pensavo peggio, me la sto cavando abbastanza bene. Senti, un aspetto, hai chiarito benissimo qual è, diciamo, la rabbia tua di questo ultimo anno. Da un punto di vista di giovane, di uomo, anche provando a pensare all'aggressione, è normale, secondo te, cioè, voglio dire, che idea ti sei fatto? Ma penso che siano comunque persone che... Ma io ad oggi non ho avuto, non dico il piacere di incontrarli, però gli direi che alla fine non è valsa la pena nulla, che comunque si sono rovinati la vita, nel senso che a me me l'hanno rovinata, perché comunque ho perso un occhio. Loro comunque, al di là del fatto che rischiano la galera, ma comunque dovranno risarcirmi, quindi perderanno qualcosa pure a livello economico, e quindi non è una cifra. Alla fine a che cosa, cioè, a cosa sono arrivati? Cioè, questa rabbia, questa cosa, cioè, perché poi comunque qualsiasi cosa gli avrebbe potuto dire questo individuo, cioè non può mai essere messo a pari di quello che hanno fatto, cioè, nel senso, alla fine c'è questo quarto incomodo, che poi l'artefice di tutto sarà stato dentro pure alle nostre spalle alla fine, perché a lui non gli è toccato niente, perlomeno ci avessero fatto una mazziata, non dico che sia stata giusta, però comunque se avessero dato vizio, perché vizio comunque penso che non se l'abbia dato. Senti, ti faccio una domanda. Secondo te hai pagato, tra virgolette, il costo del tuo essere, della tua libertà che hai sempre dimostrato? Cioè i tatuaggi, le cose, No, cioè che ti hanno identificato per dire. diciamo che mi ha cambiato proprio il modo di essere, perché io me ne accorgo che sono diventato apatico. Prima ero sempre sorridente, cioè non sono mai stata una persona che comunque ha fatto progetti futuri, però comunque mi godevo quello che tenevo, cioè adesso mi scoccio di fare tutto, sono diventata veramente... Cioè, a volte so veramente, posso dire che in un anno che è passato, la metà l'ho passata in casa. Cioè, tra alti e bassi, io per esempio ieri, l'altro ieri non sono uscito proprio, sono rimasto chiuso in casa, ma non mi viene proprio forzato, mi viene proprio naturale. Io mi rendo conto che la cosa mi ha cambiato proprio di carattere. Cioè, non dico che mi abbia rafforzato, ma mi ha fatto diventare nervoso, arrabbiato, cattivo, cioè, perché comunque hai subito un'ingiustizia, cioè, quindi alla fine tu dici, finché tu non arriverò a essere, diciamo, risarcito sotto ogni punto di vista, io comunque rimango una vittima a 360 gradi, cioè nel senso, mi interesso poco alle questioni degli altri, anche se prima comunque non è che mi facevo i fatti degli altri, non mi sono mai interessato, però adesso pure se sto in compagnia, cioè esco un giorno, il giorno dopo evito, mi scoccio, un po' annoiato, Un po' spento. sì, anche pure a livello, io sono sempre stata una persona che si è dato da fare, non riesco a stare senza fare niente, però questo stozio mi ha proprio logorato, mi sta logorando, e me ne accorgo, perché non riesco neanche a cercare di andare, cioè se io ora penso che comunque dovessi tornare a lavorare, mamma mia, ho l'ansia, ne parlo pure con la mia dottoressa che mi segue settimanalmente, cioè mi viene l'ansia.
Cioè, questo stato di ansia che mi prende, che... ma non è la paura di quello che è successo, non è quello, è proprio il modo che, cioè, ti senti proprio una vittima, proprio, cioè, nel senso che dice, ma con me, cioè, io ho pagato proprio fisicamente, sto pagando pure tutto moralmente, perché comunque alla fine, cioè, non vedo, io se ti faccio vedere il telefono, faccio dei messaggi delle persone che comunque avrebbero in primis dovuto chiamarmi, risalgono a 9-10 mesi fa, cioè, è assurdo. Allora, queste cose comunque sul tuo stato d'animo, cioè, Scavano. sì, fanno peso. E in quest'anno hai provato un po' a vedere se c'è qualcuno e magari. Sì, io sono, anche perché ritorno al discorso di prima, dalle famose promesse che mi erano state fatte, non ti preoccupare, noi ci saremo fisicamente, moralmente. Io ricordo parola per parola di quello che mi hanno detto telefonicamente. Cioè, quindi non sono cose che io ho sognato, mi sono inventato, io mi ricordo parola per parola. Era una circostanza per Quindi loro. comunque sì, è stato quell'interesse di facciata che dovevano farlo per prassi, poi è finita lì. Non nego che comunque, non nego, per amor di Dio, e ripeto, mi hanno sempre offerto il posto di lavoro, ma come si sono comportati? Non ci sarei mai potuto ritornare. O tantomeno non nego che comunque inizialmente hanno fatto vedere che mi hanno depositato sul conto in banca un millino sul conto, per fare. Io ho detto, ma a cosa serve ora? Non mi serve ora, mi servirà. E ho detto, vabbè, inizia, vabbè, comunque. Però poi sono state fatte promesse, tu comunque non soffermarti, ma anche gli stessi medici dell'ospedale del mare, che sono stati veramente un'equipe stupenda, e tengo a precisarlo, che veramente si sono interessati a me, al di fuori del fatto, cioè, proprio professionale, ma anche proprio umano. E tuttora ci sentiamo, siamo diventati amici, cos'è? Loro mi hanno detto, tu comunque non soffermarti a noi, cerca di andare anche ad altre parti. Infatti io poi mi hanno appunto anche loro detto, non ti preoccupare, tu dove non puoi arrivare tu con le tue forze arriviamo noi con le nostre conoscenze. E io là ci avevo messo il pensiero, infatti, tant'è vero che poi, avendo mia sorella al nord, io mi sono organizzato per fare 2 o 3 visite con professori di un certo livello. Io sono arrivato al professore che teneva Berlusconi E che ti ha in detto? cura al San Raffaele, non è poco. Sono stato da professoresse in cliniche private dove erano bravissime a livello proprio di traumi. E io mi sono dovuto organizzare proprio la ventina di giorni di novembre lì, ed è stata mezza pena, perché avevo mia sorella che comunque mi ha ospitato e quindi mi accompagnava con la macchina, perché io altrimenti da solo non sarei mai potuto andare, quindi avrei dovuto affrontare altre spese, perché salire e scendere, mi avrei dovuto accompagnare qualcuno, una seconda persona, e quindi non ti lascio immaginare. Però nel momento in cui sono partito, È partito solo. io sono partito solo, ma sono partito, ripeto, cioè, con le mie forze, cioè, nel senso economicamente, cioè, io mi sono trovato dal primo giorno che sono tornato a casa, cioè, che io mi sono trovato tolto e danno la beffa, cioè, che io sto pagando di tasca mia tutte le visite, tutto quello che ho dovuto fare, professore, alberghi, di tasca mia, anche le spese, cioè, là è la cosa assurda, che io alla fine oggi dico, parondami, cioè, se buttare una bestemmia a qualcuno, pensa a me, perché guarda, veramente l'hanno fatto proprio pelo e contropelo. Però no, c'è un po' di sorriso. No, vabbè, perché io comunque penso di essere sempre una persona comunque allegra, cioè, al di là del fatto che comunque cerco di nascondere, perché è una persona che comunque ho fatto il mio, cioè, so stare in mezzo alle persone, si sa far voler bene, cioè, non sono una Se dire persona. l'immagine tua di tua moglie a mare Le mie con figlie. le tue figlie, che ti hanno detto loro? Ma le mie figlie, diciamo che comunque sì, sono rimaste molto scosse, anzi, ma non sono io a dirlo, ma sono stati gli stessi professori, perché hanno trovato delle carenze per un certo periodo, perché comunque sono bravi a scuola, hanno visto che in un periodo c'è stata questa cosa, e poi mia moglie ha spiegato, ha detto sì, ah, non sapevamo che era suo marito comunque. Sì, però va bene, sì, adesso stanno bene, sì, continuano a fare la loro vita,
Siamo io e la mamma che ci veniamo fatti. Vabbè, Va come è giusto che sia poi, va bene. bene così. Senti, domanda questa oggi molto complicata, perché tu mi dici mai come lo faccio a rispondere. Il domani di Boris, come lo vedi? Non lo so. Credimi, non lo so. Non riesco a pensare neanche a domani. Riesco a pensare fino alla mezzanotte di oggi perché so che a mezzanotte è finita la giornata, credimi, non riesco proprio a pensare perché io comunque avevo fatto mi ero fatto comunque dei progetti, nel senso che comunque avevo pensato di ritornare a lavorare lì inizialmente, però io vedevo un poco come si sarebbe poi mosso il tutto subito dopo l'uscita dall'ospedale, però tante cose non mi sono piaciute e alla fine ti ripeto, ho preferito non andare e quindi io adesso. Domanda, scusami, è vero lì loro, comprendo, capisco e condivido pure, è un'altra parte? Cioè, sembra che poi esiste solo quello. Cioè, la Ma domanda te la sei non. Sì, posta? ma. Ah? Cioè, la domanda te la sei posta, dico, vado a Ma io lavorare. volendo, sì, io vorrei pure andare a lavorare, potrei andare a lavorare da un'altra parte, ma non so se riesco più a fare questo mestiere, perché comunque ora come ora, cioè nel senso, sento che comunque adesso, come ho ripetuto prima, ho questi sbalzi di umore, comunque questo è un lavoro che comunque sei a contatto con le persone, devi avere molta pazienza e io questa pazienza ora come ora non ce l'ho più. Cioè, nel senso, non so se riuscirei a stare poi tante ore in piedi, perché io comunque ad oggi, fatta una certa ora, a me la vista cioè, l'occhio si stanca, quindi comunque non ho una percezione luce come ce l'avevo prima, anche da quest'occhio. Non che quest'occhio stia male, però comunque assimila la forza e quindi comunque una giornata intera a stare in piedi, 3 turni al giorno, cioè non è facile, che poi questa è l'andazzo a Ischia. Ci avevo pensato, però poi ho detto vabbè, mi prendo un anno così giusto per riposare, anche perché sto facendo questo percorso psicologico che mi dovrebbe aiutare, mi sta aiutando e quindi però non sono riuscito ancora ad arrivare a quella serenità che c'avevo prima, perché fare questo tipo di mestiere, ripeto. Ho avuto altre proposte da amici che mi hanno detto vieni qua, stai, ti distrai, ti fai, però dico la verità, forse oggi penso pure che forse avrò sbagliato a dire di no, che forse l'avrei potuto accettare, che comunque avrei fatto quel poco che mi sarebbe bastato e mi sarei messo in disoccupazione, però. A dirlo oggi è facile, ma all'epoca, cioè 4-5 mesi fa, la testa non era lucida e non me la sarei sentita perché poi no. Quindi un futuro non so, dico la verità. Senti, tutto questo, non lo so se tu prima lo eri, non lo eri, credi, non credi, ma il rapporto con Dio in qualche modo. Ma non mi sono mai appassionato, diciamo così, perché io penso che comunque. Sai, in questi momenti di prova, alla fine poi l'uomo No, in qualche no, no. modo Dico la non. verità, sarei stupido, sarei ipocrita ad andare, sai, a frequentare qualcosa che non mi viene, capito, non mi viene una chiamata, una cosa, sai, ma non mi è stato, cioè, Non hai non dico, avuto. per l'amor di Dio, non dico che comunque, credo, ma credo a modo mio, come molte persone, non critico nessuno se frequentano con assiduità la chiesa, la parrocchia o cosa, anzi, però Oggi non stai trovo. così. Mi hanno anche consigliato di fare un percorso spirituale, ma non lo so. Ti faccio, in conclusione, proviamo a fare un salto nel passato, eh? Siamo 10-15 anni fa. Parlami un po' della tua gioventù, eh? Perché penso che Ma la mia wow. gioventù è stata come tutti i ragazzi su No, come quest'isola. tutti, diciamo, tu eri, sei sempre stato un po' No, più. vabbè, forse perché comunque avevo una testa che comunque pensavo che Ischia mi fosse stata, mi andava sempre un po' stretta, sai, a quell'epoca. Comunque avevo un padre che comunque faceva un lavoro che stava sempre lontano da casa, quindi comunque avevo una piena libertà di tante cose, sono una persona che comunque è cresciuta da solo, cioè nel senso che, ripeto,
avendo un padre molto assente, una mamma che comunque, le mamme nostre dell'epoca comunque erano diverse da queste di oggi, quindi comunque avevano un distacco con i figli che si faceva sentire, quindi alla fine, tra virgolette, nel bene e nel male sono cresciuto da solo, però ho sempre cercato nel mio piccolo di essere una persona rispettosa, educata, cosa che poi ho inculcato alle mie figlie. E penso che questa cosa me la sono portata, infatti non ho preso mai cattive, tra virgolette, strade, cioè se non piccole, poiché le Metà. stupidaggini da scimmiata da ragazzo, sì. Però mi sono divertito, sono stato a Londra, ho passato il periodo più bello della mia vita, ho fatto bellissime esperienze, la cosa che mi manca perché comunque vivi in una città che all'epoca, 20 anni fa, già stava all'avanguardia, questi paesi comunque civili che comunque a 20 anni tu già stai, cioè stai a pari di una persona che sta là da 50, cioè a livello lavorativo, a livello proprio sociale di tutto, e quindi poi tornare qui che comunque mi ha fatto piacere perché l'isola, io sono amante dell'isola, a parte il mese di agosto che io odio. Però a me sono ischitano proprio al 100%, io amo l'isola proprio, e sono tornato, però ho dovuto cambiare il mio modo di vivere, il mio modo di pensare, perché comunque c'era una differenza da lì a qui, e comunque mi sono ambientato, mi sono sottomesso, ho fatto tante cose, sì, però mi è stata bene, l'ho accettato, perché comunque poi ho messo su famiglia, ho fatto figli, e quindi comunque volere o dolere, siamo in un certo modo costretti a fare delle ferie a Concludiamo Cile. questa conversazione che ha preso una piega più seria di quella che pensavo all'inizio, almeno molto più profonda. E su questa profondità ti volevo fare una domanda un po' più personale. Il ruolo di tua moglie, come è cambiato il rapporto, cosa è successo nella coppia, nella vita? Perché immagino No. che poi due persone che si amano queste vicende le vivono assieme, Sì, cioè il certo. dolore. Io dico che mia moglie. Penso che siano poche le persone che comunque potevano fare quello che ha fatto mia moglie, perché veramente io, cioè, posso dire che ho fatto veramente cose in quest'anno che me ne vergogno, cioè nel senso ho avuto proprio scatti di ira, ma su sciocchezze, su stupidità che non ho avuto nel passato per cose veramente più serie, che comunque. E lei è stata paziente, ma io, ripeto, io sono cambiato proprio io personalmente, proprio a volte sono irruento, irascibile, mando a fanculo, però cioè, lei sta sempre là e non so sta pazienza fino a quando ce l'avrà, perché comunque lei appresso a me comunque ha dovuto subire non solo il dolore mio fisico, la sofferenza pure psicologica, ma anche la sofferenza economica che comunque purtroppo ci siamo dovuti adeguare a certe esigenze e quindi abbiamo dovuto tagliare certe cose che facevamo prima, che comunque non è facile perché comunque adesso dopo un anno che sei senza lavorare, che comunque alla fine ti sei mantenuto sulle tue forze, non è facile e comunque lei ti sta vicino perché capisci che tu sei nel giusto, che comunque non hai fatto nulla di sbagliato e che comunque hai deciso di prendere questa strada. E io veramente sono fortunato, veramente, veramente sono fortunato. Sì.